Mentre Meghan Markle festeggia il suo 41 gradi compleanno, Express.co.uk ripercorre una lettera sincera che la duchessa del Sussex ha scritto a se stessa in cui descriveva la battaglia costante che ha dovuto affrontare durante i suoi brutali 20 anni. Meghan Markle ha festeggiato giovedì il suo 41esimo compleanno. La duchessa del Sussex, che risiede a Montecito, in California, ha ricevuto auguri di compleanno dall'altra parte dello stagno, con i membri della famiglia reale, tra cui il principe William e Kate, duchessa di Cambridge, che hanno utilizzato i social media per celebrare l'occasione. Si dice che Meghan abbia trascorso la giornata in privato, festeggiando il compimento di un altro anno in più con la famiglia e gli amici stretti, mentre alcuni esperti hanno suggerito che la duchessa potrebbe cogliere l'occasione per promuovere una causa che le sta a cuore, proprio come l'iniziativa 40x40 dell'anno scorso. Meghan è rimasta in silenzio, non parlando pubblicamente della giornata. È in contrasto con il modo in cui l'ex attrice di Hollywood ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, che l'ha vista pubblicare una lettera aperta personale sul suo blog di lifestyle ormai defunto, The Tig. Nella lettera, Meghan ha descritto i suoi 20 anni come brutali, rivelando che era in una battaglia costante con se stessa e ha dato ai suoi seguaci alcuni consigli ben intenzionati. Nel 2014 scrisse: "Oggi ho 33 anni. E sono felice. E lo dico chiaramente perché, beh, ci vuole tempo. Essere felice. Per capire come essere gentile con te stesso. Non solo per scegliere quella felicità, ma per sentirla. Aprendo i suoi anni in un liceo clicky e poi navigando nel mondo di Hollywood come aspirante attrice, Meghan ha rivelato come ha lottato per adattarsi. Ha scritto: "I miei 20 anni erano brutali, una battaglia costante con me stessa, a giudicare il mio peso, il mio stile, il mio desiderio di essere cool, alla moda, intelligente, come qualunque cosa come tutti gli altri. We'll be right back.